bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio fare questo video per spiegarvi il meglio possibile i primi cenni preliminari di What the Hen, questo gioco che anche io ho scoperto da poco, che sembra veramente una valida alternativa ai comuni giochi che conosciamo per dispositivi mobili, per regalarvi un bel po' di ore di divertimento e nello stesso tempo di non stressarvi. Allora ragazzi, facciamo un attimo un breve sunto. What the Hen è un videogioco della Digital Monkey. Aspetta che non mi ricordo. Qualcosa con Monkey, che è un'azienda che è nata nel 2015 in Repubblica Ceca, a Praga per la precisione. È un team composto da 16 persone che dal 2015 hanno sviluppato questo videogioco, uscito poi a maggio del 2016. Quindi figuratevi, c'è già da un anno sul Play Store. Sicuramente molti di voi lo conosceranno. Per chi ancora non lo conoscesse, vi spiego un attimo come funziona. Praticamente il riassunto principale in poche parole è che What the Hen è un videogioco del genere Tower Defense, quindi dobbiamo proteggere in questo caso la nostra area di gioco, che è ovviamente quella alla sinistra del vostro schermo. Abbiamo dall'altra parte un avversario che al momento non è ancora un avversario vero, o meglio non è un combattimento in tempo reale, sono dei bot di partite giocate da giocatori veri. Quindi andiamo a giocare con un deck, quindi abbiamo un deck come in Clash Royale, abbiamo un deck composto appunto da 8 carte, lo vedete lì alla sinistra, quello è il mio deck, e poi a destra invece abbiamo tutto l'elenco delle carte disponibili nel gioco, che sono 70 se non ricordo male. Allora, giocando con 8 carte, la cosa principale che dovete sapere innanzitutto è che non ho croppato bene la webcam, quindi datemi un secondo che c'era quella sbaffatura lì nera, ecco, non c'è più. La cosa che dovete sapere innanzitutto è molto importante, che il gioco è su una linea orizzontale, quindi noi siamo a sinistra, il nostro avversario è a destra. Noi siamo a sinistra veramente perché abbiamo un personaggio che possiamo vedere sempre in ogni partita che facciamo. Io ve lo faccio vedere, in questo caso questo è il mio, lo possiamo personalizzare senza nessun problema, abbiamo un sacco di oggetti che possiamo usare per il momento per vestirlo, per metterci una conciatura, la barba e tutto quello che volete. Possiamo cambiargli addirittura il colore della pelle, volendo lo posso fare verde. Possiamo farci veramente tanta personalizzazione, ovviamente ogni oggetto costa delle gemme. Abbiamo già, come avete visto, la prima schermata che vi faccio rivedere istantaneamente. Dovete cliccare là in alto a sinistra dove c'è quel logo esattamente uguale al livello di Clash Royale del nostro personaggio. Quindi là in alto vedete il 14, che è il livello del personaggio. Ci cliccate sopra, vi si apre la finestra del profilo. Ci sono delle statistiche, le battaglie vinte in arena, gli eroi sconfitti. Vi ricordo già subito, vi dico che eroe in questo gioco vuol dire personaggio giocato, ok? Evocato, perché noi siamo degli evocatori. Quindi eroe è il nome che viene usato per qualsiasi truppa giocata, se non è, cioè a qualsiasi livello di rarità, quindi da comune a leggendaria sono sempre eroi. Invita amici, ovviamente possiamo collegare il profilo all'account Facebook, vi consiglio di farlo assolutamente, così non perdete i salvataggi qualora succedesse qualcosa al vostro dispositivo. E la cosa molto interessante, già quella bella sugosa che vediamo all'inizio, è quel tasto verde. Vediamo se riesco a farvelo vedere, questo qua ragazzi, questo tasto verde, codice promozionale ragazzi, se ci clicchiamo sopra appare un'altra finestra, la vedete qua sopra, inserisci il codice promozionale per ottenere il tuo premio. Allora ragazzi, c'è un video che ho fatto io dove potete andare a trovarlo scorrendo nei video caricati negli ultimi giorni, gli ultimi giorni da adesso, oggi è il 15 settembre, giusto perché magari se lo vedete fra un anno, gli ultimi giorni magari non c'è. Ci sono dei codici promozionali che sono importantissimi da inserire proprio all'inizio di ogni partita intesa come inizio del profilo, quindi partita generale profilo, ecco, all'inizio di ogni partita, non so come dirlo. Praticamente se voi andate a inserire il codice, io mi viene in mente Smack My Goblin per esempio, vi dà già delle risorse che possono essere gemme, monete o addirittura truppe, ok? Quindi già questo è molto interessante ed assolutamente indispensabile per iniziare al meglio il gioco e incominciare a fare
delle idee chiare. Non preoccupatevi se perderete all'inizio, è normale, dovete capire un po' la meccanica del gioco che nella sua semplicità in realtà è molto molto studiata ed è davvero molto difficile. Allora, a livelli alti, all'inizio vi sembrerà facile. Dunque, che cosa vi posso già dire partendo dalla schermata iniziale? Là in alto l'abbiamo già visto, il livello semplicissimo, di fianco quella coppa con le ali sono i nostri trofei, di fianco ancora, molto intuitivo, le monete e ancora di fianco le gemme, come in ogni gioco che si possa rispettare. Qua invece, ragazzi, a sinistra c'è il il mio link streamlabs.com/xyoder, se volete fare una donazione, se volete offrirmi un caffè. Vi ricordo anche di seguirmi sui social, è difficile col green, sui social, su Facebook e su Instagram. Lasciate un bel pollicione se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete sempre rimanere aggiornati su Clash Royale e su What the Hen. Allora ragazzi, codici promozionali vengono rilasciati, hanno anche una scadenza, ma non preoccupatevi, io cercherò sempre di darveli tutti in tempo reale. Abbiamo appunto già visto la prima schermata, vediamo anche delle uova, sì, sì, delle uova, perché in tutto questo, ragazzi, What the Hen significa letteralmente quando la gallina, o riguardo alla gallina, cioè c'è questa gallina che è quella lì in alto, ragazzi, col cappello da mago Zurli. E noi dobbiamo cercare di prenderla, quindi per prenderla dobbiamo passare, come vedete, tutti i livelli. Adesso io sono al 217, però poi in realtà arriviamo al traguardo e la gallina scappa in altri livelli. Ma noi la gallina momentaneamente non ce ne può assolutamente fregare, perché dobbiamo scoprire un po' di cose interessanti. Allora, no, prima di passare qua, ragazzi, torniamo sulla mappa. Vedete questo tasto qua è la schermata che state vedendo, quindi mappa e schermata generale. Noi possiamo cliccare intanto sulla pergamena là in alto, quella che vedete adesso un po' più scura sotto al livello, e vedete che si apre una finestra, ci sono sempre delle cose interessanti. Questa ad esempio dice: chi comanda il mondo? Le donne. Ragazzi, è il vostro turno di sculacciare le chiappe, questo non l'avevo letto sinceramente. Be a girl. Se clicchiamo su quel tasto lì verde potremo modificare il profilo, al posto che essere ragazzi saremo ragazze. Collega il tuo profilo con un account Facebook, c'è un leggero bug, te lo chiedo ogni volta, ma in realtà è collegato, quindi voi vi collegate. Tra l'altro, se vi collegate, vi dà già, mi sembra, dei bonus, non ricordo, e ottienimi nel gioco. Questa invece è la skin di CiccioGamer89, riconoscibilissimo. Se volete giocare con Ciccio basta semplicemente cliccare sul tasto verde e vi cambierà il personaggio in Ciccio. Non preoccupatevi, ragazzi, perché siamo tornati di nuovo sul profilo. Se noi andiamo a cliccare, fatemi ricordare dov'è, qua, e poi sull'ultimo tasto che adesso vi faccio vedere, su questo tasto qua, se noi ci clicchiamo vedete che ci sono tutte le skin che possiamo usare. Questo è Shift Path, per dire. Poi c'è un altro video mio, ragazzi, che vi ho fatto per farvi spiegare, per farvi capire come sbloccare alcune skin, che difficoltà col green screen, la skin di Ciccio e la skin della ragazza. Comunque, noi torniamo con la nostra Dixuder, salviamo e incominciamo a vedere. Allora, in basso, voi non lo vedete perché abbiamo davanti il nostro buon Ciccio, là a sinistra c'è un bottone con dei bauli. Allora, quella è la sessione da andare a vedere quotidianamente, perché ci sono delle offerte. Come vedete, in questo momento c'è un'offerta esclusiva, ti vengono donate, come vedete là, 5 carte epiche al costo di 250 gemme. Allora, con i codici promozionali che mettete, ragazzi, fatelo prima di iniziare a giocare, importantissimo, avrete già un quantitativo interessante di gemme. Vi consiglio subito di andare a spenderne 500 per un'offerta che vi verrà presentata in questa sessione, che adesso ovviamente voi non vedete perché io l'ho già presa. È un baule che costa 500 gemme, ma se guardate bene vi ridà le 500 gemme, vi dà uno sbrego di carte, è assolutamente da prendere. Io ho trovato dentro la mia prima leggendaria, che è anche la più forte del gioco, che è il granchio di Ciccio Gamer. Allora, vediamo appunto, offerta esclusiva, poi ne appariranno anche altre, alcune a pagamento, alcune gratuite, free to play, non è vero, non si dice così, free to buy, no, free to miesto, come si dice, free to buy, quindi possiamo comprarle o con i soldi proprio del gioco o con le gemme. Invece poi sotto ci sono le offerte speciali giornaliere, tipo lo shop di Clash Royale, dove vengono ruotate delle truppe che possiamo comprare se ci dovessero servire. Come vedete c'è ad esempio la prima di ogni, come vedete là ragazzi, la prima truppa, la prima casella di ogni sezione che vi faccio vedere è sempre gratuita, quindi noi andiamo a cliccare comune, guardo un breve video per raddoppiare il premio. Qua vado a prendere delle carte, me ne dà 6, quindi vado a prendere 6 carte teletrasporto, che è una truppa che poi vedremo
in un altro video. Quindi, come vedete, adesso si è oscurata la casella, c'è scritto raccolto. Sotto invece, ancora più sugoso, ragazzi, la sessione, quella bella interessante, quella dei forzieri, quindi chest opening. Allora, anche qua abbiamo i forzieri, come vedete sono messi in ordine di rarità, molto semplice e intuitiva. Il primo, ragazzi, è free to take. Free to take, un altro termine coniato così dall'Oxide, quindi lo possiamo prendere ogni 8 ore e ci dà delle carte in base all'arena che siamo, quindi sono forzieri in base, come vedete, arena 8. Io sono in questa arena e dopo vi spiego come funzionano le arene. Molto semplicemente abbiamo il forziere epico, il forziere raro, il forziere comune e poi ho finito la mano, il forziere giornaliero. Ancora più sotto, ragazzi, ci regalano anche i soldi. Ragazzi, vi consiglio sempre, quando cliccate sulle monete, che sono 75 o 50, se voi ci cliccate, lui mi dice raccolto, non ve lo posso fare vedere, ma quando si apre la finestra sotto c'è il logo del film, ok? Cliccateci sopra, vi sparate un video da 30 secondi, ma vi dà il doppio delle monete, ragazzi, vale veramente la pena, lo scoprirete, quindi fatelo dall'inizio, è un consiglio che vi do. Avanti ancora, abbiamo addirittura le gemme, ragazzi, ci regalano, bellissimo, grandi, grandi sviluppatori, well done, good work, così, vediamo se mai lo vedranno. 10 gemme gratis ogni 24 ore, sono veramente molto, molto importanti, e poi ci sono le varie gemme che possiamo comprare con i soldi veri. Abbiamo anche un abbonamento mensile là a sinistra che dice richiedi 50 gemme al giorno per un mese a 3 euro, questo se lo volete fare. La prima sessione l'abbiamo vista, andiamo velocemente a merluzzo verso la seconda. Ragazzi, vi ricordo il pollicione in su, ragazzi, spolliciate, spolliciate per questi video di What the Hen se vi piace, anche perché se spolliciate e posso essere visto, ragazzi, dagli sviluppatori, magari mi danno dei codici promozionali che io vi darei subito, assolutamente, quindi lo facciamo un po' per tutti. Pollicione in su per il like, per il video, iscrivetevi al canale, facciamogli vedere che prendiamo i codici promozionali e andiamo su a skillare come i pazzi. Allora, il nostro deck l'abbiamo visto, è lì a sinistra, composto da 8 carte. Non ve le spiego adesso, vi dico semplicemente, abbiamo delle fazioni, quindi carte incantesimo, eccole qua, le vedete molto velocemente, Cyberbots, che sono un'altra fazione principalmente usata per la difesa, ragazzi, andate a giocare con le carte, guardate, fanno un sacco di cose interessanti. Paesani sono le truppe un po' più, diciamo, come posso dire... rustiche, le truppe rustiche, cioè quelle prendi, pianti, vanno e attaccano, quindi ne abbiamo tante, come vedete, uomini, donne, addirittura persone un po' strane che fanno assolutamente la differenza nel vostro deck. Abbiamo la fazione Orda, ragazzi, non confondetela con Orde, momentaneamente io non conosco, esistono truppe che fanno evocare altre truppe, cioè che più truppe evocate contemporaneamente, quindi Orde in realtà è la fazione, potrebbe essere Troll, Goblin, chiamatela un po' come volete. Come vedete, ragazzi, ci sono anche qua tantissime carte che potete andare a vedere, le varie rarità, ecco, ne approfittiamo, la vedete subito, questa è una leggendaria arancione, questa lì più fianco, facciamolo qua che lo vedete meglio, è un'epica, una rara, e se riesco, vediamo se sono, se ho le skill con le dita, eccolo qua l'Oxuder skill, e questa è una comune, era una comune anche questa qua. Questa qua è una comune, come vedete, in grigio, ma che bello questo grigio. Allora, avanti ancora, abbiamo i nani, ragazzi, bellissimi. E tra l'altro io faccio un plauso di nuovo ai disegnatori, perché sono molto molto divertenti da vedere, e anche le animazioni sono davvero molto interessanti, rilassanti, ecco, rilassanti. Gli elfi, ragazzi, gli elfi, truppe un pochettino più da giocare con la testa, con l'ingegno, guardatele più avanti, molto interessanti, hanno delle ottime abilità. Finiamo qua le fazioni, andiamo a vedere giusto una carta, ragazzi, questa per dirvi, la prima leggendaria che ho sbloccato, che è il nostro bel Ciccio Gamer 89, che in realtà si chiama qua Lorenzo Granchias. Come vedete, ragazzi, là in alto c'è già la classe, questo è un tiratore, quindi abbiamo i tiratori, che sono quelli che colpiscono da lontano, abbiamo i combattenti, che sono quelli che colpiscono da vicino, abbiamo gli incantesimi, abbiamo i jolly, che sono quelli che fanno praticamente delle mosse speciali, sicuramente so che abbiamo i difensori, che sono quelli proprio da tank pesante, questo è Mona lo scudo umano, già è tutto un programma il nome, ragazzi. Andiamo a vedere allora cosa ci dice difensore. Questo è la classe, come dicevo, là c'è fazione, quindi qua vedete orda, salute, la sua salute, l'attacco, la velocità di attacco, la velocità di movimento, l'attesa, ragazzi. Questa è una cosa importantissima, ragazzi. Mica sembro proprio uno che ha i problemi. 50 secondi, perché, ragazzi, c'è un cooldown, cioè non vuol dire un culo fuori, vuol dire che c'è una barra, tipo quella dell'Elisir di Clash Royale, che funziona al contrario, cioè
torna indietro partendo già da 10. Però ragazzi, ha una velocità di generazione veramente molto alta, interessantissimo. Ancora non esistono truppe che aumentano la velocità della rigenerazione dell'elisir, del mana, io lo chiamo mana. Come vedete ragazzi, l'altra figata delle carte, allora le carte sono, a parte che sono bellissime da vedere, ma le figate sono due. Figata numero uno ragazzi è che più potenziamo la carta, come vedete abbiamo 12 livelli per una carta epica ragazzi, 12 livelli per una carta epica, 5 livelli per una leggendaria, 20 livelli per una carta rara ragazzi, 40 livelli per una carta comune. E credetemi che sarà veramente difficile già arrivare a livello 10 con le carte comuni. Allora abbiamo la figata che la vedete le stelle sopra. Innanzitutto se noi clicchiamo sulla I ci appare: Mona è ferocemente protettiva, proteggendo il suo clan di Orda dai pericoli del campo di battaglia. Mamma dalle ossa grosse mangerebbe un piatto di nani per colazione ragazzi. Quindi già molto simpatiche anche le descrizioni dei personaggi, andate a leggerle che sono molto belle. Mona ragazzi, le stelle sopra ogni personaggio vanno ad aumentare in base al livello del personaggio, e non aumentano solo le stelle, aumenterà, cambierà, ecco, cambierà ragazzi anche il personaggio. Quindi verrà mostrato a un certo livello, per più livelli il personaggio potenziato, quindi divertentissima. Altra cosa interessantissima ragazzi sono le abilità del personaggio. Come vedete le prime due sono già colorate, quindi sono sbloccate, ogni personaggio ha le abilità, e le abilità ragazzi si sbloccano andando avanti con il livello del personaggio. Se noi clicchiamo sulla prima, Mona per esempio, noi ci clicchiamo e teniamo premuto in modo da vedere che cosa appare. Fendente, gli attacchi, minchia ragazzi non è facile, aspetta lo leggo da qua, no, non riesco a leggerlo, ho le dita troppo grosse, aspetta, vabbè. Lo voi ci cliccate, tenete premuto e si vede. Comunque, avanti ancora, ragazzi, parte importantissima, l'arena, ragazzi. Le arene, le arene. Lega della Torre d'Avorio 3, ragazzi. Arena 8, questa è la mia arena. Se noi clicchiamo su sfida, avremo un'altra schermata che poi vi faccio vedere e possiamo fare una cosa interessantissima, ragazzi. Ecco, un altro punto molto bello. Quando noi clicchiamo sfida, nelle arene non funziona perché cambia il personaggio ogni volta. Mentre nella campagna funziona, noi possiamo vedere il deck del nostro avversario, quindi automaticamente sistemare il nostro deck, perché anche se poi usciamo per sistemarlo e rientriamo, il deck dell'avversario sarà sempre quello. Questo nella modalità mappa, ecco mappa, che è proprio il loghetto della mappa. Come vedete ragazzi, noi clicchiamo su sfida e là ci sono i bauli, classici 4 slot per i bauli. Ogni 3 ore il baule è quello argento, ogni 8 ore il baule è quello d'oro. Non ho ancora sbloccato nessun baule più alto, quindi non so dire quanta è l'attesa per gli altri. Poi noi possiamo vedere, voi lo vedete per un pezzettino, là c'è una specie di podio 1 2 3. Se ci clicchiamo sopra ragazzi, se ci riusciamo, ecco, ma perché? Perché poi ci ho sputazzato sullo schermo del tablet. Ok ragazzi, come vedete questa è la tua lega, te la fa vedere, rango è il 2, sono secondo nella lega, e come vedete ragazzi ci sono tante persone che sono dentro la lega, arrivati al limite. Quindi adesso usciamo di nuovo e clicchiamo proprio dove vogliamo, ad esempio sulla bella faccia di quel nano. Prossima lega, Lega Torre d'Avorio 3, 4041 su 4499 punti esperienza, che poi in realtà sarebbero trofei per poter passare la lega. Ogni match ovviamente vi dà trofei, ogni che vincete, ogni match che perdete vi toglie i trofei. Andiamo allora a cliccare su sfida. Lui giustamente mi dice: non puoi ricevere un nuovo forziere, comincia la stessa battaglia. Sì, ovviamente li ho tutti e 4 pieni, me li tengo per il chest opening. Eccola qua ragazzi, questa è la schermata prima della battaglia, la schermata prima della battaglia. Possiamo cliccare là sopra su combatti e partirà il match. Vediamo appunto le carte del nostro avversario, vediamo il nostro avversario e il livello del nostro avversario. Quindi il livello ragazzi è importantissimo, perché dà la salute proprio alla nostra, chiamiamola, truppa principale, che è la nostra skin, ok? Allora, come vedete, poi clicchiamo la battaglia alla fine del video, andiamo nella sezione mappa, ragazzi, ve l'ho fatta vedere, cliccando su questo bottone c'è il mio logo di Facebook, perché sono collegato con Facebook, e poi anche il logo del canale Loxuder. Lasciate un bel pollicione in su, ragazzi, se vi sta piacendo il video, iscrivetevi al canale, dai, così, le autopromozioni. Come vedete ogni livello è contrassegnato da un uovo, le uova rosse. Allora, ecco la figata della campagna, ragazzi, qual è?
intanto è molto più difficile della Lega, perché più vai avanti più è veramente difficile, ma se noi vinciamo una partita, siccome è a partite singole, ci dà un baule ogni partita che vinciamo. Ovviamente alla numero 10 match per ogni schema, la vedete l'uovo rosso, le ova sono color ocra, diciamo, l'uovo rosso ragazzi invece ci dà un baule speciale, di solito è quello grigio, argento, mentre qua ragazzi alla 220esima, in questo caso al 220esimo livello, ci dà un baule più bello e a volte si apre sopra il traguardo un portale viola che noi ci clicchiamo e ci dà un baule. Com'è il baule? È un sugoso! Ultimo tasto ragazzi, le impostazioni, eccole qua, molto semplicemente l'aiuto, recupera l'account, la licenza, i termini di utilizzo, musica e suoni, io li tengo scollegati, collegati con Facebook e la lingua del gioco. Però l'ultima cosa da dirvi prima di farvi vedere un match e chiudere il video ragazzi sono, non li vedete, eccoli qua, questi due tasti ragazzi, a volte sono tre, a volte sono due, sono le missioni, le mini missioni ragazzi. Allora in questo caso io ho cliccato sull'elfo, questo qua è un elfo, operazione de-elfizzazione, cioè ci regalerà 20 gemme, sconfiggi 112 elfi, quindi durante le partite ogni elfo che tirate giù ve lo aumenta, e quando poi vedete mi sembra che lampeggio, comunque lo vedete, c'è un modo per farvelo capire, andate a cliccare, raccogliete le gemme e poi passato il livello farete una nuova missione. Ok ragazzi, io vi ho detto veramente tutto, andiamo a fare una bella battaglia e poi ci salutiamo. Sfida, bellissimo il caricamento, giusto per chiudere tutto quello che c'era da dire, e combatti, vai. Allora, attenzione, non vi spiego la strategia ragazzi, non ve la spiego, vi faccio solo vedere una partita, nel prossimo video parliamo delle strategie, quindi ve la commento come al solito, che vi piace. Allora, attenzione al caricamento, non fate caso a quello che faccio io momentaneamente, perché sono delle tecniche che vi andrò a spiegare nei trucchetti di come giocare a What the Hen. Ok, allora siamo subito dentro. Lui apre con un muratore bergamasco che è un difensore, noi apriamo subito con una leggendaria che si chiama Lisbeth e fa veramente male. Dietro gli mettiamo un arciere, io qua sapevo che lui avrebbe giocato un altro difensore, questo poi lo capirete. Come vedete io ho due incantesimi lì in basso, sono la palla di fuoco e una mano ragazzi, ve li spiego dopo. Fatemi giocare il nostro ciccio gamer che è un tank, lui anche gioca un tank, questa partita dovrebbe essere vinta perché lui non ha tantissimo elisir. Adesso guardate la barra dell'elisir come sale veloce, sponiamo il primo goblettino, sponiamo il secondo goblettino, lui gioca Lisbeth, anche lui a livello 2, andiamo a mettere un'altra Lisbeth ragazzi, wow che bella partita che vi siete goduti, guardate ciccio gamer che spara violentissimo, arrivano arcerate, colpi e andiamo a chiudere così la partita, molto molto easy, vittoria ciccio, guardate che belle stelline ciccio, vittoria, questi sono i punti esperienza per il nostro livello e questi sono i trofei per la nostra arena. Poi sotto c'è un tasto, voi non lo vedete, c'era un tasto, lo cliccate e andate avanti, lui vi farà fare subito il secondo match, no in questo momento non lo apre, no dovete cliccare voi e quindi poi potrete andare avanti. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero di essere stato esaustivo, mi scuso se vi ho rubato troppo tempo, ma sono convinto che adesso saprete più cose su questo bellissimo gioco What the Hen. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live, ciao.